Ben ritrovati dalla redazione dell'Europa. La settimana si chiude con un'ondata di maltempo che ancora non è andata via perché davamo prima un'occhiata alle previsioni anche per domani, domenica e lunedì avremo ancora forti piogge in Calabria. Chi pensava che per quest'inverno le cose sarebbero andate diversamente rispetto agli scorsi anni si è dovuto ricredere, in realtà sono bastati pochissimi giorni per mandare più o meno in tilt tutta la Calabria. Ad iniziare dall'autostrada, le immagini le abbiamo viste qualche giorno fa con il tratto della 3, compreso tra Cosenza e Rogliano, ancora una volta chiuso per i lavori e la presenza di fango sulla carreggiata in direzione sud. Ben ritrovato al professore Pasquale Versace, Buongiorno, grazie grazie. per aver accettato il nostro invito. E allora, scene già viste, poi le immagini pian piano le vedremo insieme. Quello che però colpisce è che in realtà queste frane e questi smottamenti interessano sempre gli stessi punti, professore. Certo, le zone più fragili si conoscono da tempo, tutto quello che è successo l'anno scorso, 2 anni fa, ma anche quello che era successo a Vibo un po' più indietro nel tempo. Sono fragilità che sono evidenziate dagli eventi e quindi è chiaro che man mano, se non si interviene in modo serio, è chiaro che ogni volta che piove, appena un po' più del normale o con maggiore intensità o con maggiore durata, succedono fatti di questo tipo. Professore, questa è una terra che in qualche modo è stata maledetta, mettiamo le dovute virgolette, oppure c'è e quanto c'è di mano e di colpa dell'uomo? Diciamo, la Calabria ha dei problemi suoi per natura geologica e per fatti climatici, cioè in Calabria piove molto di più che in altre regioni dell'Italia meridionale, piove in modo irregolare, ma d'inverno piove moltissimo e può piovere moltissimo. Il territorio è assolutamente disgregato, cioè c'è tutta una storia geologica, no? Che spiega questo fatto. La questione vera è che su questo territorio, che avrebbe richiesto una grande cautela, no, nell'intervenire, nel realizzare insediamenti, nel realizzare strade di collegamento, si è agito nella maggior parte dei casi in modo occasionale, scriteriato, senza un piano, senza un'attenzione, seguendo solo la logica, in un caso del maggiore profitto, se erano speculazioni, oppure semplicemente il bisogno di chi ha dovuto costruirsi una casa con i mezzi propri, magari, senza stare ad approfondire più di tanto alcune cose. Quindi spesso noi ci troviamo con case che sono oggettivamente fatiscenti perché realizzate non secondo tutte le regole, con le fondazioni, per di più in zone che sono zone a rischio e quindi il rischio si moltiplica. A questo poi si deve aggiungere che comunque i soldi sono stati spesi in Calabria per intervenire. Quindi è vero che sono risorse insufficienti, è vero che servirebbero risorse 5 o 10 volte maggiori, però è anche vero che in molti casi queste risorse che sono destinate alla difesa del suolo non vengono utilizzate, ecco, diciamo questa frase un po' mite e vaga, non sono utilizzate al meglio. Per il capitolo fondi poi approfondiremo. C'è una frase che mi colpì un anno fa dell'ormai ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che disse: guardate, quando succedono di questi episodi, faceva riferimento a Maierato e alla situazione in Calabria e in Sicilia, nella zona del Messinese, dovete andare a vedere la storia. In realtà la storia di un posto insegna molto anche il nome di una determinata frazione che indica la presenza di precedenti importanti. È così. Sì, no, ma è assolutamente così, ci sono persone che studiano espressamente questo fatto di ricostruire i nomi che spesso sono legati a fatti di vecchi terremoti oppure di vecchie inondazioni. Però voglio dire, se noi guardiamo, noi per Poi esempio abbiamo abbiamo. perso noi la memoria. Cioè, ma non è che abbia perso la memoria, il problema è che se adesso non c'erano questi eventi in questi giorni noi non ne avremmo parlato, adesso veniva l'estate, la situazione migliorava, l'anno prossimo speriamo che comunque sarà un ottimo anno da questo punto di vista, tra 3 anni non se ne parlerà più, cioè io voglio dire, quando c'è stato il fatto di Crotone, 1996, io tra gli altri compiti ebbi quello di fare una perimetrazione delle aree a rischio, cioè quali erano le aree che in caso di una nuova piena potevano essere inondate dalle acque.
feci questo lavoro con l'accuratezza di cui ero capace e chiaramente in quelle zone, finché non si fanno e si completano gli interventi, non si può realizzare. Nella percezione comune, questo fatto, il rompiscatole sono io che ho posto questi vincoli, è chiaro? E quindi in qualche caso vengo, non io ovviamente, ma la carta che è stata redatta e fu fatta proprio all'epoca dalla regione, dal comune, cioè, è quello il problema. Non è il problema del dissesto del territorio, di come realizzare interventi che lo mettano in sicurezza, ma il problema è quella carta che impedisce di fare una serie di cose peraltro senz'altro giuste, senz'altro logiche, eccetera. Però questa idea che il vincolo idrogeologico, cioè il fatto che una zona è soggetta a rischio di inondazione, viene percepito come limite. Viene percepito come una specie di dispetto, è un fatto culturale, perché anche per i beni culturali è lo stesso, cioè il fatto di trovare un bene archeologico in qualche zona non viene visto come un fatto positivo di civiltà, di cultura, ma viene visto come una seccatura, perché magari scatta il vincolo archeologico e quindi non si possono realizzare quelle cose che si vogliono realizzare. Qui c'è sostanzialmente una mancanza di cultura, no, su questo tipo di problemi e secondo me anche una incapacità sostanziale di saper tener conto di tutte le cose. Io credo che persone brave sono in grado di realizzare insediamenti anche in zone a rischio che però non aumentino, no, i problemi per le persone. Allora, facciamo un passo indietro. Chiedo al nostro regista Enzo Leonetti se possiamo rivedere, perché l'abbiamo già viste, le immagini che raccontano questa settimana. Grazie mille Enzo. Ebbene, questa è una delle zone del Vibonese. Siamo a Vibo Marina, la frazione di Vibona. Anche qui le scene sono già viste, si fa riferimento all'alluvione che tra l'altro portò alla perdita della vita di tre persone. Nel luglio del 2006. Interventi, poi hanno detto anche ai nostri microfoni le persone che sono state intervistate, ecco qui ne stiamo vedendo uno, dice interventi in questi 5 anni quasi, ma non ne sono stati fatti minimamente. Ecco qua, qui vediamo la forza dell'acqua, altra zona del Vibonese interessata dal maltempo. Ma mancano i fondi, professore Versace, perché guardi, poi si ritorna sempre a questo vecchio nodo del senza soldi non si canta messa. Voglio dire, io sono convinto che ovviamente manchino i soldi, perché anche su Vibo noi abbiamo fatto un piano generale degli interventi, cioè questi problemi sono stati analizzati, noi abbiamo prodotto delle carte in cui stanno segnati tutti i punti critici, abbiamo fatto anche una stima grossolana dei costi, no, che avrebbero consentito di rimettere in sicurezza tutta la zona di Vibo che va verso il mare. Il problema qual è? È che poi arrivano le risorse, non si capisce chi è che gestisce il piano, non si capisce, allora c'è la regione che fa, la regione magari non ha fatto interventi, ma che so, la provincia fa degli interventi, il comune fa degli altri interventi, mancano questi coordinamenti tecnici che sono assolutamente indispensabili. Allora, per carità, non lo so, io sto vedendo adesso delle immagini che sono esattamente uguali a quelle che avevo visto 5 anni fa. Le assicuriamo che non sono, cioè, immagini di repertorio. Voglio dire, c'è un paio di situazioni in cui, sapendo, l'avrei portato delle foto che sono esattamente identiche a quelle che stiamo vedendo adesso. Allora, la questione qual è? Ma chi controlla, chi governa il fatto che le risorse, per deboli, che per piccole che siano e limitate che siano, sono utilizzate sotto il profilo tecnico nel miglior modo possibile? Allora, anche su questo fu fatto un ragionamento, si dovevano allargare tutti questi fossi, cioè da Vibo scendono una serie di fossi che vanno verso il mare, che sono piccole cose, sono rigagnoli, però se io impermeabilizzo tutta la zona di monte, l'acqua non si infiltra più nel terreno e deve scorrere in questi rigagnoli. Questi rigagnoli sono tutti ostruiti, perché? Perché ci hanno costruito questo, perché l'hanno deviato, perché ci doveva mettere un palazzo, cioè c'è l'ira di Dio di queste cose. Si può risolvere questo fatto, non costa una cifra spaventosa, però ci vuole capire, si deve capire di chi sono le responsabilità tecniche e amministrative per sviluppare il progetto e poi chi non riesce a realizzare questo progetto pur avendo le risorse deve essere in qualche modo, no? Punito per questa sua oggettiva incapacità.
Invece noi tutti i tentativi che abbiamo fatto, ma erano cose più volontarie, no, che sostanziali, in cui si facevano delle riunioni, ricordo con il segretario dell'autorità di bacino, con l'ingegnere Ricca, un po' questi vari soggetti, cioè si capiva che le cose andavano in modo, come dire, non adeguatamente coordinato. Con tutta la bontà e la buona fede, professore Versace, affidare però la gestione di questi fondi al sindaco, ad esempio, di un piccolo comune, può essere paradossalmente compromettente. Ovvero, mi spiego meglio anche per farmi capire da casa, ci sarebbe bisogno di una visione globale del problema, perché come per il discorso del mare inquinato, della discarica, del depuratore. Non è che io risolvo il mio problema e quello del mio vicino, certo, non viene risolto, bisogna fare un discorso unico. Diciamo, noi dobbiamo distinguere, cioè io nella mia esperienza ho avuto a che fare con decine di comuni, ci sono dei comuni, anche piccoli, che sono capaci. Cioè c'è un'amministrazione seria, ci sono dei tecnici di primo ordine che chiaramente non è che si mettono, non concorrono per vincere il Nobel, però sono perfettamente capaci, no, di capire quali sono i problemi, come intervenire, e riescono anche a non far sprecare soldi all'amministrazione comunale. Ci sono altre situazioni invece in cui tutto questo non c'è. Il problema è che ci vuole un livello, secondo me, regionale, ma potrebbe anche essere provinciale, di coordinamento, in cui ci sia un coordinamento che sia soprattutto di tipo tecnico. Io le faccio l'esempio della Campania, dove, che comunque sono napoletano e conosco bene. Lì è stata fatta un'agenzia regionale per la difesa del suolo, che ha recuperato un po' di competenze che erano maturate nell'ambito di Sarno e sta progressivamente diventando la struttura tecnica di riferimento per eseguire interventi di questo tipo. C'è spesso la debolezza del comune, non è tanto perché non sa fare le cose, non le vuole fare, cioè nella migliore delle ipotesi, gente seria, gente brava, non c'ha la forza per reggere l'impatto di una grossa impresa che fa il lavoro, oppure di un professionista affermato, che non riescono in qualche modo a condizionare. Allora c'è questa tendenza che se io una cosa posso pagarla uno e risolvere quel problema, magari poi se capito in un giro di professionisti meno attenti all'economia, mi costa due, mi costa tre o mi costa quattro. Non c'è ad oggi nessun organismo centrale di riferimento? Ce ne sono molti, nel senso che c'è l'autorità di bacino, che c'è il settore lavori pubblici, c'è per certi versi la protezione civile, ci sono i vari commissariati. Allora io le faccio un esempio, noi siamo coinvolti come università nell'attuazione degli interventi legati a un'ordinanza che ha il numero 3862, non ha molta importanza, ma riguarda sostanzialmente Maierato e poi un altro paio di comuni che sono Gimigliano e una frazione di Catanzaro che si chiama Iano, che sono quelli là più colpiti, su cui non è che ci sono chissà quanti soldi, però ci sono alcuni milioni per poter fare questi interventi. Allora lì si fa, il commissario delegato, che è il presidente della regione, ha costruito una struttura tecnica, devo dire, veramente di prim'ordine, no? di gente bravissima che sta là, si avvale del CNR IRPI e dell'università per quel poco, no? che possono fare. Noi facciamo ogni tanto delle riunioni di coordinamento, c'è un rapporto buono con i sindaci che sono intelligenti, sono bravi, sono capaci e quindi vogliono risolvere il problema e quindi dei passi avanti si stanno facendo. Allora in quella situazione si dovrà ancora lavorare, ma certamente non ci sarà un grande spreco di risorse. Iano, lei faceva riferimento, Iano, quindi Catanzaro, Gimigliano, sempre Catanzaro, Catanzaro e Maierato Vibbo. Che Vibbo, sì. E quindi quel gruppo siamo riusciti a metterlo, sì, insieme. Sì, perché diciamo le risorse lì sono pochissime, quindi alla fine... No, e lì non c'erano queste risorse. Sul Cosentino ci sono state invece molte risorse. Ci sono avuto un po' di risorse quando è stato fatto il piano precedente, quello lì che fu redatto, fu completato credo febbraio, gennaio del 2010. Lì si sono avute risorse, però
in quella ordinanza, in quell'affidamento di lavori, non era previsto un livello di coordinamento. Allora lì alcuni tipi di lavori, per esempio quello sui fiumi e quello sulle strade, sono andati alle province, quelli invece sulle frane sono andati ai comuni, quindi c'è stata una certa dispersione. Però quello che io almeno non so, poi può darsi che perché non è che io so tutto, non lo so tutte le procedure, quello che probabilmente manca è un'ottimizzazione, no, di questi interventi, il fatto che io poi, se intervengo a tre parti diverse, riesco, no, a pigliare il meglio di ogni esperienza e a trasferirla in un'altra. Questo è un po' il limite che vedo. Allora, secondo me serve una struttura tecnica centrale a livello regionale che non sia quella che distribuisce i soldi, non deve distribuire niente, è una struttura però che è in grado di indirizzare, controllare, verificare che le risorse poche, ripeto un'altra volta poche, siano utilizzate nel miglior modo possibile. Professore Versace, non so se lei è in grado di rispondere a questa domanda che ciclicamente poi rifacciamo ai rappresentanti delle istituzioni, dai sindaci, ai presidenti di ma insomma i soldi promessi dal governo in più tranche sono arrivati, perché Bertolaso oltre un anno fa disse: chiediamo scusa noi perché quei soldi che erano destinati al maltempo della Calabria poi li abbiamo dirottati all'Aquila perché c'era il terremoto, e allora uno dice vabbè, aspettiamo, no, ma siamo pazienti. No, lì sono pochissime risorse, qui quelle risorse sono arrivate quasi tutte, ma servono a stento a rimborsare i comuni per le spese di somma urgenza che avevano già fatto, i costi che hanno dovuto sopportare per le persone, no, che sono state allontanate dalle loro abitazioni. E non bastano, cioè i comuni si troveranno in grandi difficoltà finanziarie se si sono esposti più di tanto. Poi le risorse degli ultimi eventi di dopo Maierato sono arrivate tempestivamente. Però diciamo, oltre quello, tutte le promesse che furono fatte, 40 milioni di euro, cioè quelli non se ne è parlato proprio più. E poi invece c'è stato questo nuovo piano generale fatto dal Ministero dell'Ambiente, e allora in questo piano generale sono state destinate alla Calabria delle risorse che dovrebbero far sponda con eguali risorse della Regione e che vanno in qualche modo in continuità, anche se insomma una continuità non sostanziale ma formale, con il finanziamento che si era avuto in precedenza. Quindi la Regione con i suoi fondi, con le sue risorse POR, ha investito questo nel 2010, a gennaio del 2010, circa 200 milioni di euro, no, per fronteggiare delle situazioni in base ad un piano. Poi è stato fatto un successivo piano che, insomma, francamente poteva essere un po' meglio collegato al precedente, che in larga misura è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente. E nell'attuazione di questo piano è previsto che tutta la cosa sia in mano ad un commissario delegato, che credo sia stato nominato, sarà nominato nei prossimi giorni, credo che sia una persona esterna alla Regione, si parlava, non so poi bene se la cosa si sia conclusa o meno, dovrebbe essere un ex, credo, questore o prefetto di Siracusa che dovrebbe in qualche modo fare da commissario per la gestione di questi fondi. Allora anche questo, vedi, per carità va benissimo, cioè farà delle cose eccellenti. Viene in mente un altro settore commissariato che è quello dei rifiuti. In Calabria ce lo portiamo avanti da oltre 10 anni, professore, ma questo sistema del commissariamento, ma secondo me è qua che non funziona? O... No, il sistema del commissariamento non può essere eterno, deve sfociare nel fatto che io a un certo punto trasferisco le competenze tecniche alla struttura ordinaria. Io le faccio l'esempio di Sarno perché ci ho lavorato 5 anni e quindi lo conosco molto bene. Lì c'era una struttura commissariale che funzionava benissimo, c'aveva le persone bravissime che facevano questo fatto. A un certo punto non si poteva andare all'infinito, si è detto chiudiamo, creiamo questa agenzia regionale per la difesa del suolo in cui trasferiamo una parte delle competenze di questo commissariato che andrà avanti per sempre come struttura regionale. Adesso che ci sono le nuove emergenze, il commissario delegato che o è un assessore o il presidente della regione si avvale di questa struttura, cioè è la continuità tecnica che è importante, come dire. Allora il problema è che il commissario delegato lo fa lei, lo faccio io, lo fa chi vuole. È importante ma non importantissimo, è importante che ci sia una struttura tecnica specializzata, che ci abbia gli archivi, che conosca le cose, che non intervenga in modo casuale. Altrimenti, ripeto, i soldi non basteranno mai.
Professore Verciace, tecnici in questa regione pare proprio non ne manchino. No. L'idea di arcavacata, di ingegneria con le lauree ad hoc in ingegneria e difesa del suolo fu pensata proprio per questo. Creiamo personale competente in Calabria per i problemi della Calabria. Certo. L'università quanto viene ascoltata, il mondo accademico, no, vabbè, della ricerca? Diciamo, c'è, noi abbiamo un effetto indiretto enorme, nel senso che ci sono centinaia, anzi direi migliaia di nostri laureati, no, che man mano entrano nel tessuto produttivo, nel tessuto sociale, nel tessuto amministrativo, e quindi chiaramente che ci sia un livello di consapevolezza. Io sto qui dal 73. Quando si andavano a fare i primi incontri nel 73 non c'erano proprio oggettivamente gli interlocutori. Adesso in qualsiasi comune si va c'è sempre un nostro ex studente che sta lavorando, che sta cercando di sistemare le cose. Quindi diciamo l'effetto dell'università è stato notevole. Poi noi siamo fortemente coinvolti, per carità, ogni volta che ci chiamano siamo sempre disponibili, diamo una mano. Adesso siamo partiti con questo master in protezione, previsione e prevenzione delle catastrofi, quindi c'è un interesse della regione. Abbiamo fatto la giornata inaugurale, è venuto il sottosegretario alla protezione civile, sono venuti dei funzionari regionali di primo ordine, quindi diciamo questo scambio sicuramente c'è ed è positivo. Il problema è che però rimane sempre un fatto frammentato, cioè il fatto di costituire, c'era l'autorità di bacino che bene o male aveva fatto una serie di cose, adesso questa struttura ha visto dimezzato il numero dei suoi tecnici, allora, mentre altrove queste strutture raddoppiano, aumentano il numero del personale, queste qua finiscono per essere svuotate. Allora alla fine non c'è questo passaggio intermedio, c'è una struttura tecnica che controlli, che dica questa scelta è giusta, questa scelta è sbagliata, questi costi sono eccessivi e possono essere ridotti, serve, è indispensabile, non può essere solo il livello politico che ci dobbiamo fermare un attimo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, seconda parte del nostro full time, prima degli interventi, mi diceva la nostra Debora, che ringrazio di là in regia, che abbiamo un bel po' di telefonate, pian piano rispondiamo a tutte. Professore Verciace, durante la pubblicità mi ha detto una cosa e mi ha lasciata un po' così, prima parlavamo del ruolo di arcavacata, ce lo dice dopo questa telefonata. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Siamo da Castro Villari. Io volevo far presente questo problema qua. Praticamente io abito in campagna, ho un po' di terreno e pago la bonifica per quanto riguarda il possesso di questo terreno, cioè sarebbe una vera e propria tassa di possesso. Però da 35 anni a questa parte non è stato fatto niente che mi ricordo io, cioè dal tempo che mi ricordo io, cioè solo una volta hanno pulito un fosso con un escavatore e poi non hanno fatto più niente. Io dico, il problema come si potrebbe risolvere se non c'è il problema della privacy? Cioè si potrebbe mettere, cioè, praticamente tutti i proprietari di terreni, di immobili vari su internet, e per questi immobili pagano una tot somma all'anno, e quindi rendere trasparente tramite la rete, se possibile, i bilanci di questi enti, consorzi di bonifica, comuni, cioè credo che sia una cosa possibile con la rete, con i mezzi attuali. Così, diciamo, questi enti recuperano questi soldi, perché poi devono fare un lavoro e dice no, il consorzio non c'ha soldi, il comune non lo può fare, che nemmeno c'ha soldi. Cioè, chi lo deve fare? Il privato. Allora perché paga queste tasse? Grazie. Queste tasse di possesso. Grazie mille. Cioè, perché poi, posso dire un'altra cosa? Cioè pure per le abitazioni, si pagano gli ordini di urbanizzazione. Allora, pronto? Sì, la sentiamo. Allora per esempio, Tizio e Caio, per esempio Valentina Palmieri, voi pagate per un'abitazione a Cosenza quando dovete costruire una certa somma di ordini di urbanizzazione.
Quindi si rendono trasparenti questi bilanci, se è possibile, se non c'è la privacy, diciamo, che ormai dici no, non si può fare perché c'è la privacy, attenta che chiamo Rodotà, non so chi sia il tutore della privacy, una volta era Stefano Rodotà. Professore Rodotà. Si nascondono dietro queste cose della cosa, cioè bisogna rendere trasparenti questi bilanci. Nel modo che, cioè, per esempio, il talento, il consorzio, so che ha recuperato di bonifica... Ha questi soldi e quei soldi può utilizzare. Soldi. Allora voglio capire come li spende. Però noi paghiamo 40 anni, 50 anni, questa bonifica... E non sappiamo, abbiamo capito il suo intervento. Grazie. Abbiamo capito il suo intervento, professore Versace. Sì, cioè, secondo prima me... parlavamo dell'autorità no, di bacino. No, l'intervento è importante perché mette a fuoco due fatti. Il primo fatto è che molto spesso questi enti tipo consorzio di bonifica, che peraltro adesso hanno una funzione molto ridotta, sono sempre lì per sparire, spariscono, ricompaiono, eccetera. Però nei fatti spesso si sono trasformati in carrozzoni politici. Che cosa vuol dire che diventano un carrozzone politico? Diventa soprattutto una struttura che viene riempita di persone al di là della necessità. Perché? Perché lo sappiamo, insomma, senza stare a fare troppe chiacchiere. Allora succede che poi alla fine è vero che loro ricevono un pagamento da quelli che pagano, no? Delle quote dei consorziati, che diventano a stento sufficienti per pagare lo stipendio delle persone. E quindi nei fatti la manutenzione non si riesce passa ad esercitare se non in secondo piano. E quindi l'importante per esempio è questo, cioè il problema non è che io devo costruire organismi in una continuazione, io devo finanziare, e secondo me la scala comunale in questo caso è quella giusta, devo finanziare, dare delle risorse che sono destinate esclusivamente alla manutenzione. L'assenza di manutenzione, certo non nei grandi disastri, ma in tutti questi piccoli fenomeni che noi vediamo, ha un effetto assolutamente, assolutamente decisivo. A proposito di assenza di manutenzione, non so se il nostro regista Enzo Leonetti ha ancora la possibilità di farci vedere le altre immagini, non quelle di Vibo, ma quelle del Cosentino, perché ci colpiva un canale di scolo che era completamente, grazie Enzo, eccola qua, l'abbiamo intravisto, non so se poi lo possiamo rivedere, canale di scolo completamente pieno di rifiuti, no vabbè questa è un'altra cosa, il riferimento ad una casa che si è allagata a causa del maltempo, ma c'era questo canale di scolo pieno di spazzatura di ogni genere, di detersivi, e qui professore, non c'entra nulla il dissesto idrogeologico, né il maltempo, insomma. Voglio dire, eccolo cose... qua, lo stiamo vedendo, sì. Pieno di roba. Ma questo è assolutamente normale, cioè c'è talmente poca cura nel fare le cose, cioè ad esempio le strade, è abbastanza scontato che le strade raccolgono acqua, eccetera. Allora io devo stare accorto a vedere dove si concentra quest'acqua e come si allontana quest'acqua, perché sennò il punto in cui si concentra quest'acqua è il punto in cui partirà la frana che si porta alla strada e si porta quello che sta sopra alla strada. Allora c'è bisogno di realizzare degli interventi di drenaggio, si dice in termini semplici, cioè in cui io prendo e raccolgo le acque e le porto via, che spesso non vengono fatti. Quando vengono fatti sono insufficienti e quando sono realizzati non c'è la manutenzione attenta. In alcune altre zone, io sono stato in Trentino recentemente, ho fatto un po' un giro, cioè uno andava in dei posti quasi inaccessibili e vedeva che lì c'erano stati a lavorare, avevano pulito ed era tranquillo. È un lavoro da tenere ogni volta che si allaga una città perché ha piovuto molto, è certo perché non sono stati puliti, no? Le bocche di lupo, non sono stati puliti i canalicchi, non sono state pulite tutta quella serie di cose che una manutenzione minuta che può essere fatta tranquillamente. Che non spetta neanche ai grandi tecnici. Ma certo, voglio dire, in casi di quando ci sono periodi alluvionali, questo è stato fatto in varie zone, ad esempio partì, a Napoli ci furono dei morti per degli eventi di qualche anno fa. Dopodiché partì questo fatto che prima di ogni inverno il comune interveniva in modo pesante e si vedeva gente che girava e andava a pulire tutti questi tombini. Chiaramente è durata solo un anno, poi non è successo niente. E l'anno dopo, punto e da capo. Però queste qui veramente sono piccole, piccolissime cose. Io non devo fare un ente di 5.000 persone per andare a pulire un tombino. Io devo dare al sindaco quei 4 soldi che servono per garantire la manutenzione ordinaria. Manutenzione, cioè. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ah, pronto, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti per questa trasmissione full time
che spaziano nelle problematiche nostre. Volevo fare due domandine al professore. Prego. Sapere se è ancora in atto e in essere quella famosa legge Ferraro sulla battigia, sulla distanza, costruire sulla distanza sulla spiaggia, insomma, che era di 200 metri. Sì, sì. E poi che distanza c'è nel costruire dagli argini dei fiumi oppure dei torrenti? Perché questo mi sembra il problema principale, perché ho visto che tutto questo disastro avviene sia per l'esondazione di questi torrenti, di questi fiumi, e sia quando ci sono le mareggiate, lasciando stare lo sfasciume pendulo che è tutta la Calabria. Ma questo maggiormente mi colpisce perché, per esempio, io sto telefonando da Longobardi, ma a novembre noi abbiamo avuto nel Paolano un'esondazione di tutti quei torrenti che scendono, e ho visto che addirittura c'erano costruiti dei villaggi turistici, certo. c'erano una riunione religiosa lì, sì. E 300 persone durante la notte sono state portate via. Sono state portate via. Ma come si fa? Io non capisco, ma chi è che deve guardare tutti questo sfasciume, queste costruzioni che fanno? Qual è l'ente? Ma scusi, l'ente comunale e se ne lava le mani. Gli enti tipo l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, l'ordine dei geologi, ma è possibile che riescono a chiudere l'occhio su tutto questo qui? Insomma, è qualcosa, questo è procurato disastro, e non si condanna nessuno, non si fa nessuno, poi addirittura si pretende tutto, fatto il disastro, si chiedono soldi sopra soldi e via dicendo, e non si arriva mai. Ma ci sono queste leggi che fa? Dagli argini dei fiumi quanto si deve stare? Allora, grazie mille. Niente, grazie a voi. Arrivederci. Professore Verciace, sì, le leggi ci sono, ma chi può porre mano ad esse? Le leggi ci sono, ci mancherebbe, ci sono tutti i vincoli posti dall'autorità di bacino per qualsiasi corso d'acqua, ma c'era un vincolo ancora precedente che ci vuole una distanza minima di 10 metri, ci sono i 200 metri dalla battigia. Il problema reale è il consenso. Allora, noi abbiamo una serie di situazioni in cui piccoli comuni, fatti da pochissime persone, con amministrazioni oggettivamente fragili, deboli da questo punto, devono amministrare un patrimonio ambientale che è spaventoso, è grandioso. E quindi è chiaro che non sempre hanno la forza e la capacità di reggere agli assalti della speculazione, della malavita organizzata o semplicemente dell'abusivismo. Allora è scontato che il sindaco deve vedere che sul suo comune si sta realizzando qualche cosa e questa cosa non funziona. È il sindaco che deve apporre sigilli, è il sindaco che deve controllare se tutto sia in regola. È il sindaco che rilascia la licenza edilizia, oppure se qualcuno sta costruendo senza licenza interviene, e se ovviamente non ce la fa con i vigili urbani chiama i carabinieri e chiama la polizia. Allora, questo mi pare che sia il nodo centrale. Dopodiché c'è questa distorsione, per cui spesso quando succede un fatto, chi è che subisce i danni? Subisce i danni magari quello lì del fax, perché il fax è partito prima, 5 minuti prima, 5 minuti dopo, eccetera. E non si entra nel merito del fatto di chi è ha governato quel territorio e ha consentito che negli anni venisse perpetrato quello scempio. Mi pare una cosa semplice, questo non è per carità un problema della Calabria, è un problema di tutte le zone che hanno questi patrimoni naturali meravigliosi e non hanno una struttura, come dire, solida, sono piccoli comuni di qualche migliaio di abitanti o magari solo di qualche centinaio che ovviamente non riescono a fronteggiare perché si formano facilmente delle aggregazioni intorno ad interessi forti che poi o direttamente o indirettamente prendono il controllo del comune, io chiudo un occhio là, tu chiudi un occhio là e poi i risultati sono questi. Il nostro telespettatore chiamava da Longobardi, quindi alla zona del Tirreno Cosentino, del Basso Tirreno Cosentino, e diceva a quanti metri dalla battigia? A me veniva da sorridere,
metri oggi, a quanti metri? Tra 20 anni e a quanti metri dalla battigia? No, infatti. Mi è venuta in mente l'immagine di Coreca, professore Versace, che credo sia tra gli spaccati di questa provincia più emblematici. Sì. No, ma anche la spiagge mangiate proprio dal mare. La distanza è, diciamo, poi, soprattutto rispetto alla linea di costa, c'è in molte zone un arretramento progressivo della linea di costa, dovuto al fatto che i fiumi per un motivo o nell'altro portano meno materiale e quindi il mare si mangia questa cosa. Poi c'è questa sciagurata tendenza a costruire lungomare in ogni dove. Nel momento in cui costruisco un lungomare do una chiara indicazione al mare di mangiarsi tutta la spiaggia fino all'arrivo. Cioè a me serve il mare, se noi andiamo in quei pochissimi posti dove non si è intervenuto stupidamente, noi vediamo che ci sono delle dune. In ricordo dei bagni che facevo da ragazzo, che per arrivare al mare dovevo salire su 3-4 dune e poi arrivavo al mare. Quella è la zona in cui il mare sfoga tutta la sua energia, deposita e impedisce. Se io lì prendo e la duna me la levo perché mi serve la sabbia, faccio un bellissimo lungomare che mi serve d'estate, quei 15 giorni che ci sono i turisti, è scontato che il mare quando arriva sbatte contro questo lungomare, c'ha ancora tutta la sua energia, si prende tutta la sabbia che sta davanti a questo lungomare e poi se ricomincia a mangiare ci scava da su e quindi poi il problema è che dobbiamo pagare i danni per riparare il lungomare, un lungomare che se no non si fa paga cura, più era che molto altro meglio. Il sindaco vicino. Ma diciamo è anche vero, no? Però è spesso uno lo fa nel territorio suo senza proprio nessun problema. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dottoressa Palmieri, buon pomeriggio al professore Versace, Damiano Mirabelli. Buon pomeriggio. Allora, volevo fare alcune osservazioni. Io faccio parte del Comitato Pendolari di Ferrovie della Calabria e volevo chiedere al professore Versace come sia possibile che lungo la tratta ferrata da Cosenza a Catanzaro ci sono stati 3 smottamenti, 3 frane, uno in modo particolare, chilometro 33, che è costato la bellezza di 2-3 milioni di euro. La cosa strana è che è stata chiusa per 9 mesi, è stata poi riaperta dopo 3 mesi ed è crollata allo stesso punto. Quindi io penso che ci siano delle responsabilità, che qualcuno ha sbagliato a fare i lavori, perché sennò altrimenti 9 mesi chiusa, progettazioni, CNR, eccetera, ci sono delle responsabilità che secondo me dovrebbero essere addebitati a chi ha gestito queste cose, alla procura che dovrebbe aprire un'inchiesta. E nello stesso tempo vorrei porre 2 osservazioni, perché ci sono altre telefonate sicuramente: come mai non vengono utilizzati i forestali, che sono un patrimonio, una risorsa? C'è l'abbandono, diciamo, del territorio, ci sono terreni incolti, quindi c'è una frammentazione, una disorganizzazione. Infatti noi vediamo che si paga più per i danni, non per la prevenzione. Allora io dico che fino a quando si permettono certe cose, come lei ha detto prima, se non ci fossero state queste piogge di questi giorni, tutto sarebbe passato liscio fino all'estate prossimo, all'anno prossimo. Però dobbiamo aspettare che muoia qualcuno, si faccia seriamente male. Quindi ci sono responsabilità da parte della politica, della magistratura e di chi è preposto a controllare. Buon pomeriggio. Grazie mille. È logico, io adesso la situazione la conoscevo prima che fossero fatti gli interventi, quindi non so bene, quindi non mi sento di entrare nel merito. Però non c'è dubbio che se viene realizzato un intervento di sistemazione, questo intervento si dimostra inefficace a distanza di brevissimo tempo, è chiaro che è qualcosa che deve essere approfondita, si deve capire se si è potuto fare un intervento tampone perché i soldi erano pochi, oppure che sono stati fatti gli interventi non più idonei in quel caso. Per quanto riguarda la questione dei forestali, io non ho nessun dubbio sul fatto che i forestali sono una risorsa. Cioè, molto spesso sono passate queste immagini, no, legate poi a qualche episodio che magari ci sarà pure stato, per trasformare questi forestali in un problema. Io invece da sempre ho immaginato che riorganizzati bene, motivati, riconoscendogli una dignità di lavoro serio, senza stare appesi al fatto le 70 ore, le 90 ore, le 120 ore che ossessionano e che rendono questo fatto complicato, loro potrebbero essere particolarmente utili. Però io le voglio raccontare un piccolo fatto, ci metto un secondo. Molto tempo fa, non dico se 10 o 15 anni fa, ebbi l'incarico di predisporre un piano che riguardava l'utilizzo dei forestali. Cioè, nel senso che c'erano una serie di risorse
E io dovevo preparare un piano in cui si diceva, allora mi misi a studiare, vidi quali erano i problemi, l'allocazione, e feci un piano secondo me che era non c'è male. Successe l'ira di Dio, fui rimosso da questo incarico di coordinare questo fatto, io fu affidato ad un altro, perché avevo commesso questo gravissimo errore di fare una cosa secondo logica. E quindi tutti quanti protestarono perché non avevo chiesto al sindaco di là, al sindaco di là, al presidente di là, all'onorevole di qua. E quindi alla fine la cosa fu smantellata. E molto spesso queste risorse che sono cospicue, che vengono investite anno per anno per queste cose, no, per dare lavoro ai forestali, ma per risolvere anche i problemi, non è un assistenzialismo, alla fine poi finiscono per essere degli interventi che probabilmente... Quindi la Lega poi tutti i torti non ce l'ha. Voglio dire, perché c'è una nostra assoluta incapacità di valorizzare le cose che ci sono. Allora, quello lì che dicevamo prima della manutenzione della cosa, ma se io organizzo i forestali in un certo modo, gli attribuisco responsabilità, c'è un rapporto chiaro, ma loro sono perfettamente in grado di tenermi una zona pulita e mantenuta così come si deve. Se invece è un fatto casuale, che uno non sa che cosa gli deve far fare, allora è chiaro che non gli diamo strumenti. Diventa uno diamo... dei carrozzoni più grandi. Assolutamente, assolutamente no. C'è un invecchiamento progressivo, c'è una riduzione complessiva, però loro conoscono 100.000 fatti. Ogni volta che ho avuto a che fare con loro mi hanno portato a vedere cose incredibili che non sarei mai riuscito a vedere da solo perché conoscono il territorio a menadito. Allora sono tutti questi interventi, come le posso dire, scollegati, come se ognuno si sveglia la mattina e pensi di fare una cosa e se la mette a fare, non fa la prima cosa che insegnano a fare all'università, uno prima vede che cosa, qual è lo stato di fatto, chi sta facendo quelle cose e poi dice facciamo questa cosa in più. Invece qua sembra che la linea è quella di ignorare quello che si sta facendo, così opero io. Ognuno per sé e Dio per tutti. Sì, è un limite, questo è un limite grosso. Durante le alluvioni o gli eventi franosi, poi i sindaci si trovano a fare i conti con la popolazione che chiede risposte immediate, quindi anche interventi da fare subito. Anche la gestione delle somme urgenze potrebbe essere modificata? Mi risponde tra un attimo. Sì. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio a lei. Pronto? Noi la sentiamo perfettamente. Buongiorno. Un'unica cortesia, dovrebbe diminuire il volume della TV, perché sennò sentiamo sì. Soltanto l'eco. Prego. Buongiorno, chiedo scusa per... desideravo chiedere al professore, quando c'è qualcosa che non va riguardo al territorio, così, a chi bisogna rivolgersi? Io sono detenuto da San Vincenzo la Costa, perché... qua ci sono delle persone che le campagne, quando fanno i solchi all'inizio dell'inverno per l'acqua, riversano tutte nelle strade. Ora, ma ero andato a Montalto alla protezione civile, ma no, detto, qua non c'è la protezione civile, vado a Parantoro, ma non si trova né una tabella né un posto dove ci sono questi uffici. Ora mi chiedo, possibile che tutti passano per le strade, tutte carabinieri, autorità, vigili, e nessuno vede niente? Ma a chi bisogna rivolgersi? A chi bisogna dire che l'acqua va verso i canali di suolo e non verso le strade? Perché sulle strade non sono un fiume. Quando scendo giù a Settimo, la strada è un fiume, è il letto di un fiume, perché tutte le acque vanno a finire proprio sulla strada. Sta franando pure la strada che va da Gesuiti a Caldopiano. Sta franando di nuovo. Io non so a chi rivolgersi per queste cose. Nessuno sa niente, nessuno fa niente, nessuno vede niente. Qua il canale davanti a casa mia l'ho pulito io, però di sopra sta crescendo l'erba tra la cunetta e il betume. Cresce l'erba, si spacca e l'acqua dalla campagna va a finire sulla strada.
perché un ufficio desidero gentilmente, volete darmi il numero, vi ringrazio immensamente. Grazie mille, il numero dell'ufficio credo proprio che non siamo in grado di dare. No, questo assolutamente no. Però ecco, la domanda era importante, il singolo cittadino cui spetta poi nel quotidiano anche il controllo del proprio territorio dove vive, se ha la bontà d'animo di essere attento come il nostro telespettatore, dice io le cose le guardo, ma a chi glielo vado a riferire? Io diciamo, rispetto a questo sono convinto che il problema è il problema del sindaco e dell'amministrazione comunale. Finché noi non ci convinciamo che il compito principale che deve avere un sindaco e un'amministrazione comunale è quello di garantire la sicurezza e la qualità della vita ai cittadini amministrati, noi non andiamo da nessuna parte. Allora, per carità, se uno vede un reato, una cosa, ma secondo me sono quelle situazioni in cui innescare un problema di denunze ai carabinieri, tra vicini, è una cosa che non porta da nessuna parte, che voglio dire, può creare solo dissapori che uno deve vivere giorno per giorno. Allora, secondo me queste sono quelle classiche situazioni in cui si parla con il sindaco e il sindaco ha tutti gli strumenti, con i suoi vigili, con i suoi tecnici, di cercare di risolvere questo problema, perché il problema che diceva il signore è una cosa giustissima e verissima, perché c'è questa incultura di buttare dovunque sia, di utilizzare tutti gli spazi pubblici per allargare di 4 metri no, il suo possedimento e però di creare un danno a sé e agli altri. Però secondo me sono tutte cose di amministrazione minuta che certamente non può essere la giunta regionale che le risolve. La scala è una scala comunale e quindi secondo me è il sindaco che deve incominciare a capire che il problema della difesa del suolo è tra i suoi problemi, non dico il problema più importante, ma tra i suoi problemi più importanti. Il problema dei problemi poi è quando questi terreni sono incolti, abbandonati di persone che lasciano la propria terra per andare a lavorare da un'altra parte, anche certo, questo è un problema. Certo. Ma su questo è un po' più complicato intervenire. Noi diciamo la cosa per rintracciare il proprietario in primis. Noi la cosa di cui la Calabria ha sicuramente bisogno di una legge quadro sulla difesa del suolo che metta insieme un po' tutte queste cose, no, che abbiamo detto, le competenze, le responsabilità, i ruoli, le funzioni, questo secondo me è una cosa assolutamente indispensabile. Però io continuo a pensare che c'è un livello in cui il ruolo del sindaco, avendo strumenti, lei accennava prima a quel fatto, quando c'è un'alluvione, quando ci sono comunque dei danni, è scontato che i cittadini dal sindaco vanno per avere la sistemazione. Il problema qual è? Che il sindaco poi fa partire queste procedure. Io mi metto sempre nel caso migliore, cioè il sindaco più bravo, più onesto, più ricco, lo possiamo aggiungere più ricco pure. No, ricchi non ce ne sono, E quali soldi allora? Lui incomincia ad anticipare, cioè si rende conto che ci sono dei lavori assolutamente indispensabili e li fa fare da ditte di fiducia con cui ha lavorato prima, che stanno lavorando nel comune per qualche cosa, o comunque con cui c'ha un rapporto. Queste ditte anticipano il lavoro e dopo lui va a chiedere la restituzione di questi fondi. Allora, molto spesso c'è un problema, io questo l'ho detto tante volte ma con scarso successo, che spesso il sindaco non sa che cosa può fare realmente e soprattutto non sa qual è la documentazione che deve produrre. Allora io ho avuto difficoltà perché poi non riesco a seguire tutte queste cose minute. Poi spesso lui magari fa una cosa utile, però la carta non sta là, il timbro è messo un po' più storto, un po' più dritto, va in mano a qualche burocrate che dice io non mi voglio pigliare le responsabilità, il timbro anziché così sacco lì, questa pratica la boccia. Allora io ho detto sempre, ogni volta c'è questo fatto, prima mandate una circolare, preparate un formato, fate un minimo di indicazioni ai sindaci, c'è una documentazione che uno fa 4 fotografie di com'era prima dell'intervento e 4 fotografie di com'era dopo l'intervento. Invece questo viene fatto a posteriori, allora arrivano tutte queste richieste, nel frattempo è passato un anno, poi si incomincia a chiedere la documentazione integrativa. Sono tutte quelle cose che si risolvono facilmente e che diventano un danno, no? per i sindaci virtuosi, no? Che realmente spendono quello che serve e magari diventano
il terreno fertile per sindaci meno virtuosi che tengono tutte le carte a posto, perfette ed organizzate, ma magari hanno fatto una sommurgenza che tanto somma non era e tanto e urgente neanche. Professore Versace, siamo in chiusura. Sì. È vero che sparirà il Dipartimento di Difesa del Suolo all'Università? In un 30 secondi, se ce la facciamo. Sì, sì, probabilmente è un rischio molto concreto. La riforma Gelmini ha prodotto un sacco di danni nell'Università tra gli effetti collaterali. Io sto cercando, l'Università sta cercando di evitare questo pericolo, ma corriamo il rischio che tra qualche mese non esisterà più il Dipartimento di Difesa del Suolo. Questa era una scelta che era stata data dall'Università, era un elemento qualificante, a me pare che sia veramente delittuoso, no? Al di là del fatto che nessuno di noi viene licenziato, quello che si fa adesso, ma era un segnale di dire che l'Università è attenta ai problemi della difesa del Sud. Grazie mille, professore Versace, grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Arrivederci.